Un'altra terribile notizia scuote l'opinione pubblica in Australia e nel resto del mondo, perché comunque con la globalizzazione l'Australia è vicina, ma è vicina non soltanto per arrivarci, ma anche moralmente. Ormai siamo in un unico globo, globalizzati. La notizia terribile, 8 bambini accoltellati in quella che viene definita un mass stabbing, un accoltellamento di massa, nella città a nord, come potete vedere nel puntino, ecco, dall'altra parte, ecco qui, al nord dell'Australia, Cairns, in un quartiere, Manora, un quartiere già, diciamo, già spesso va nelle pagine di cronaca per situazioni di ordine pubblico più densa di aborigeni australiani e quindi insomma a un alto tasso di criminalità. Però una notizia del genere va oltre la criminalità, oltre la cronaca, è una notizia che rimane nella storia perché purtroppo, in modo negativo purtroppo, trovare 8 corpi di bambini che vanno dai 15 mesi mi sembra, ai 15 anni, insomma, è un qualcosa che non capita, per fortuna non capita quasi mai, ma quando capita sconvolge l'opinione pubblica. È sconvolto anche il primo ministro, che si è fatto portavoce della popolazione australiana già terrorizzata fortemente dall'attacco jihadista, terrorista, del rapitore a Sydney nel caffè della Lind, dove ha tenuto sotto sequestro decine e decine di persone, e purtroppo ci sono stati 3 morti, tra cui anche il rapitore stesso. Questo è avvenuto proprio pochi giorni fa, non hanno fatto in tempo a riprendersi, ed ecco ancora un'altra terribile, terribile perché sia per il numero delle vittime, ma soprattutto perché sono dei bambini, insomma. E andiamo alla cronaca, lasciamo un po' perdere le opinioni, le emozioni, andiamo a fare cronaca. C'è poco da dire, è stata ritrovata una donna ferita, dovrebbe essere presumibilmente la madre delle vittime, di almeno 7 delle vittime, e sono stati chiamati anche dei rinforzi, diciamo, per capire la dinamica, no? Per analizzare la dinamica e scoprire, insomma, il colpevole. La madre quindi è stata trovata ferita vicino, insomma, tutto questo è stato trovato nel quartiere di Manora, non so bene come si pronuncia, che, insomma, dicevamo, sulla costa, una città di mare. Si può vedere anche da Google Maps. Tutto questo è stato trovato in una casa. Insomma, si aspettano ancora altre notizie. In Australia adesso, noi siamo qui in Italia, sono le 9, in Australia dovrebbe essere pomeriggio, sera, insomma, quindi si stanno attendendo nuove notizie. Andiamo a vedere un attimo un po' di rassegna stampa, sia in Italia: strage di bambini, trovati 8 corpi massacrati, accoltellati in una casa, titola Il Messaggero, che è quello un po' che dicono tutti. Australia, 8 bambini trovati accoltellati, orrore in Australia, quindi le parole che ricorrono sono orrore, strage, shock. Andiamo per esempio a vedere Australia di nuovo sotto shock, 8 bambini uccisi, titola Panorama. 8 bambini uccisi, accoltellati in una casa a Cairns. No, non so bene come si pronuncia, Kairos o Kairos. Andiamo a vedere invece, è più interessante forse vederli in inglese, 8 children killed, anche qui 8 bambini uccisi in Australia, Cairns, dice la polizia, ancora non c'è un indagato, no formal suspect yet in Cairns tragedy, tragedia che usano, il massacro, heartbreaking, cioè spezzacuore, viene definito dal primo ministro australiano. Devastante news che viene da Cairns, in Australia, titola Il Guardian. Stabbing, si parla di stabbing, cioè accoltellamento, mass stabbing, accoltellamento di massa. Ancora quindi un'altra notizia tragica e sconvolgente che viene dall'Australia. Per il momento credo sia tutto.
Children Found Dead, appunto, un po' si dicono, tutti dicono le stesse cose, quindi c'è la madre che è all'ospedale, però ancora non c'è un indagato ufficiale. La madre di 34 anni sta anche in condizioni gravi, serious condition, titola RT. Andiamo ad approfondire velocemente qualche istante perché potrebbe essere interessante. Insomma, tutto è sotto controllo, dice la polizia. Ovviamente controllo nella zona, però certo i morti ci sono e quindi rimane adesso da digerire questa tragica notizia. Non ci si può credere, titolano parecchi, c'è appunto, parlano gli investigatori e va bene, questo è tutto, quindi abbiamo detto che la madre è in condizioni serie e si sta, ancora non c'è un indagato ufficiale, mentre appunto, ripeto, si tratta di un quartiere, quello dove è stato trovato il Manura, no? Manora, con un alto tasso di criminalità. Questo è tutto, a più tardi con degli aggiornamenti eventualmente.